show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Captain Tsubasa Dream Team. Allora ragazzi, l'aggiornamento di ieri ha portato molte novità, tra le quali lo sblocco dell'abilità latente, che per ora la definiamo abilità latitante perché non si può usare se non su alcuni giocatori molto scarsi, e con i nuovi scenari che sono questi, che hanno visto l'introduzione delle condizioni atmosferiche. Quindi abbiamo deciso di concentrarci su questo e di fare un video divertente dove ci divertiremo, perché come avrete potuto vedere sicuramente in queste partite i giocatori sono depotenziati. E quindi io quale dei tre scenari avrò scelto per portare un video sul canale? Ma sicuramente quello contro avversari rossi, no? E quindi il più difficile per la mia mono verde. E quindi difficoltà di giocatori resi mezzi deficienti da queste condizioni atmosferiche. E poi in più la difficoltà di colore, che quindi andremo a fare con la full blu. La partita è in fase di caricamento. Allora, andiamo a vedere queste novità. Tra l'altro ragazzi, ho visto che hanno cambiato anche la grafica del gioco. Devo dire, non mi piace molto la quadratura che hanno dato a tipo dribbling e velocità. Erano molto più tondeggianti prima e onestamente le preferivo più in quel modo. Comunque anche il cerchio del power shot è stato cambiato, è stato rotto il colore oro invece di quello verde. Allora andiamo in questa partita sulla neve. Ecco, vedete, c'è l'omino qua. No, ho sbagliato pure formazione. Ho sbagliato formazione, ho messo la verde. Attenzione, avanzato sotto la neve, ancora più difficoltà. Ho messo la verde, vabbè, lasciamo stare. Proviamo a farlo lo stesso. I portieri sono rossi, quindi qua il bonus di tipologia conta. Vediamo. Vedete, tipo qui c'è Taro Misaki, che lui soffrisce della passiva con Holly, vedete? C'è anche questa novità, ve la faccio vedere subito. Ci sono tutte queste cose qua. Quando tu clicchi sul giocatore non compare più soltanto la skill, ma anche chiaramente la passiva e sotto le abilità latenti che sono state introdotte. Insomma, vi dicevo, Misaki è forte come giocatore, no? Ebbene, guardate qua quanto ha di passaggio, scende dai 20.000 ai 12.000. Questo perché è sulla neve e pattina, forse non tengono bene le scarpe, non lo sappiamo ancora. Comunque, è questa la situazione. I giocatori sono depotenziati per questi scenari che vai ad affrontare sulla neve. In questo caso facciamo un passaggio falcerba. Che va in porto. Guardiamo, l'abbiamo attaino, però probabilmente possiamo fare. Vediamo se riusciamo a fare una genialata. No, per un pelo. Allora. Contrasto. Se non sbaglio, il portiere, tra le altre cose, avrà la passiva alla passiva di Benji Samurai 2018. Infatti io l'ho definito Benji Samurai Super Saiyan, perché qua in questo caso palla fregata dall'avversario. Nel frattempo, in questo caso gioca pure contro avversari depotenziati e quindi è un Super Saiyan. Allora, vediamo Oda cosa c'ha. Passaggio, tiro. E noi facciamo un blocco. Tra l'altro mi sono dimenticato di cambiare la formazione prima della partita. Con la verde c'è un'ulteriore difficoltà. È inutile negarlo. E infatti lo stiamo ben vedendo. Ok.
Guardate le statistiche di blocco dei difensori anche ribassate, cioè, comunque. Fa parte della neve, eh. I giocatori diventano, secondo la club, diventano deficienti sotto la neve. Tiro da un sacco, intercettazione superba di Pier che va a vuoto, vediamo. Gito riesce a fermare questo tiro. Allora, mentre la neve continua a scendere, come vedete, la diamo al nostro nuovo acquisto, Singsbert. È così che noi chiamiamo Burnark. Questa volta sì, perché chiaramente è depotenziato. È un blocco facile per l'avversario. Allora, vediamo un po'. Passaggio. Oddio. Proviamo a fare così, vediamo cosa succede. Allora, il passaggio, vediamo se fa il passaggio. Sì, attacco a valanga. Grande naturezza. Porta palla. Io mi sembra che quelli hanno blocco quasi quasi, la porterei con naturezza. Non lo provo, io lo posso dare tranquillamente. Siamo in aria, eh. Guarda quando c'è il tiro Clivert, cioè, è un qualcosa di allucinante. Queste sono cose che non vorresti mai vedere. Comunque, tiro a spirale 80, vediamo. Addirittura. Cosa fa questa neve? Cosa fa? È una neve particolare questa. Vabbè. Aspettiamo l'attivazione del power shot, va. Dribbling di velocità. Sì. Palla contesa, palla alla difesa. In questo caso invece la danno chiaramente a chi stava attaccando. Allora. No, è palla a noi, perfetto. Misaki. Attiviamo un bel power shot. Si è ripreso Clivert. Aspettiamo comunque di arrivare al contrasto con l'avversario e fare un passaggio valcerba. A questo punto diamo la palla a Clivert all'interno dell'area di rigore. E non voglio sentire ragioni, non c'è neve che tenga qua, eh. Dream cut passa. Passaggio valcerba. La neve continua a scendere. Attenzione, perché non la voglio palla alta. Cortesemente l'ho data a terra. Ed è palla alta. Come voleva si dimostrare. Allora, qua se c'è il blocco, io ci potrei anche provare col tiro al volo spirale, eh. Volendo, perché ormai abbiamo attivato il power, cioè siamo al 38esimo. Quasi quasi, sì. Proviamo un tiro al volo spirale, non lo facciamo quasi mai. Oh, boom, il petardo rovesciato del fenomeno. La palla si dirige verso la porta difesa da Benji Super Saiyan. Gol! Clivert ci porta in vantaggio sulla neve. Il primo gol non poteva che realizzare il fenomeno e addirittura in rovesciata. Bello. 1-0 per noi e sta per concludersi la prima frazione di gioco, mentre la neve continua a scendere. Siamo giunti ormai al 42esimo, vediamo, questo dovrebbe essere giapponese, quindi forse io non la prende, però manca poco tempo e allora facciamo, se ce la facciamo, non ce la facciamo. Non facciamo niente, finisce il primo tempo, 1-0 per noi. Allora, vediamo un po'. Allora, io direi di lasciare tutto invariato, perché a sto punto sì che c'è l'abilità di i blu dall'amico che avevo scelto, perché pensavo che i blu, però inserire un blu in questo momento in una squadra senza abilità di squadre indicate sarebbe soltanto controproducente, quindi manteniamo questa formazione intatta e andiamo a giocarci il secondo tempo di questa sfida sulla neve, che dà degli aggeggini, degli esercizi che servono poi per sempre per
le abilità latenti. E così veniamo a quest'altro aspetto. Passiamo un po' in multimedia nel frattempo. Veniamo a quest'altro aspetto dell'aggiornamento 2.0. Praticamente sono state introdotte queste abilità latenti che vanno a sbloccare delle abilità appunto nascoste, tra virgolette, all'interno di alcuni giocatori. Presumibilmente si partirà prima con quelli vecchi, cioè con quelli usciti ad inizio gioco, e poi man mano si dovrebbe arrivare anche agli altri. Al momento, come dicevo all'inizio video, io lo chiamo un po' abilità latitante, perché in realtà in questo momento i giocatori ipotizzabili sono essenzialmente una treina e sono, come dire, niente di diverso da inutili. Non si può dire diversamente, sono dei giocatori inutili e quindi ancora non abbiamo avuto modo di testare la bontà di questa evoluzione latente. Lo faremo in seguito. Torniamo alla partita. Nel frattempo, Olli ha fatto un tiro da centrocampo. Il portiere l'ha parato. Vuoto Clivert. Ok, Matsuyama. Senza troppi fronzoli, andiamo all'intercettazione. Lampo che va in porto questa volta. Grande Naturezza. Naturezza prende palla nel cerchio di centrocampo. Il power shot ci mette tanti anni ad attivarsi. E quindi non so se anche se sono riuscito a dargli l'area di rigore. Siamo proprio al limite, ma fuori. Solo che a sto punto loro hanno il power shot, noi non l'abbiamo. Teoricamente ci fermo, quindi facciamo un tiro. Per forza, non abbiamo altre scelte. Questa volta Conino, tiro del drago, blocco in scivolata, ah, addirittura deviata, vabbè. Palla a loro, restiamo però comunque sempre in vantaggio. Vediamo se Misaki fa. Bravissimo, fa il suo dovere. Palla a Kai, ma perché? Stoppandosela, se l'è portata fuori dall'area di rigore. Questo è. Allora. Oddio, qua siamo proprio al limite, proprio al limite siamo, però dobbiamo provarci, entrare in area di rigore. Grande! Non so se il power shot, però ancora loro ce l'hanno. Clivert. Siamo all'interno dell'area di rigore. Clivert il fenomeno contro Benji Super Saiyan. Attenzione. Attenzione, qua l'abilità di squadra non è attiva per l'abilità passiva non è attiva per il portiere. Vediamo. Gol! No, l'ha parata, non mi ero accorto. C'è stata una respinta impercettibile del portiere. Sì, Shanks, il portiere, ha perso l'equilibrio, ma con Misaki, onestamente, tutto si può fare tranne che tirare. E quindi facciamo. Oh, passaggio falciaerba al volo per Ino. Cose particolari in questo video della neve. Beh, non poteva sicuramente essere altrimenti. Attenzione, ora si attiva il nostro power shot. Oh, ma si schiera a terra. Portiere ha perso l'equilibrio a terra, però si è alzato e ha preso la palla. Siamo al 37esimo, comunque dobbiamo resistere solo a questo attacco per vincere questa partita. È quello che ci interessa. Allora, noi facciamo il blocco, dai. Poi facciamo il blocco, siamo al 40esimo. Ultima azione disperata degli avversari, però Pierre recupera palla, io devo provarci. No, in fuorigioco. La difesa avversaria scatta in anticipo mettendo in fuorigioco il fenomeno che però con la sua rovesciata ha consegnato la vittoria ai nostri. Siamo riusciti a vincere questa partita
dello scenario neve, un video che spero possa avervi anche divertito, perché chiaramente abbiamo parlato degli aggiornamenti della collab, degli aggiornamenti 2.0, ma l'abbiamo voluto fare proprio attraverso questo scenario, con un piglio diciamo di divertimento, perché sono sicuro che sono molto potrebbero tediarvi tutti quei video che sono già stati fatti in questi giorni per quel che riguarda questi aggiornamenti. Noi ve li abbiamo dati durante il corso di questa partita sulla neve. E quindi, per quanto riguarda questo video di Captain Tsubasa Dream Team è tutto. Arrivederci ai prossimi video. Ciao ragazzi!